Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Io sono Gigi e questo è The Last of Us. E andiamo a riprendere esattamente da dove avevamo lasciato l'ultima volta. Allora, prima di fare qualsiasi riassunto, allora vi ricordo, adesso che mi ricordo io, difatti, iscrivetevi al mio canale, mettete qualche commento sotto, anche semplice saluto sotto il video e condividetelo, che mi aiutate tantissimo, vi ringrazio in anticipo. Allora, siamo rimasti con Ellie, che praticamente è fuggita da dove c'era Joel ferito, per attirare lontano i balordi, diciamo, i delinquenti, una banda di criminali, vediamola così. E siamo riusciti ad arrivare fino a questo punto, praticamente, e che stiamo tornando, adesso nel nostro tentativo stiamo tornando. Per ora abbiamo incontrato già un bel po' di questi qua, e l'unica soluzione che abbiamo trovato si chiama la famosa tecnica segreta del uccidi tutto quello che si muove. Così ho fatto così. Loro volevano evitare vendicarsi per una strage e hanno ricevuto in cambio un'altra strage, ecco qua. E niente, siamo arrivati fino a qui adesso. E quindi proseguiamo. La nostra destinazione è tornare da Joel, passando attraverso questi posti. Quella casa, credo. Non mi ricordo bene più, sì, questa parte qua me la ricordo parzialmente, vi dirò, però non importa, andiamo a farla lo stesso, appunto per quello stiamo giocando, per rifare un ripasso di quello che succede. Ah, guardalo laggiù, c'è un furbetto laggiù. Ma intanto le armi, ok, magari teniamo prima questo che è silenzioso almeno. Guardali, guardali. Uno peggio dell'altro. Merda. Hai trovato nulla? Sì, un morto. Bastardo. Uno è morto. Vedi che si avvicinano. Vedere quante bombe ho, niente, solo qualche incendiaria. Oh no. Sparpagliatevi! Sparpagliatevi! Dai, vieni anche tu. Bravo. Ora lui si è sparpagliato però. Per fortuna brillano di intelligenza. Dicono che nella seconda parte dovrebbero essere molto più intelligenti i nemici, cosa che mi auguro, anche perché questo gioco è stato progettato per la PS3, per la vecchia generazione. Poi sicuramente, vabbè, questo è rimasterizzato, ma è solo una questione di come si vede, non di come si muovono. Però sono svegli, non è che ci sono nemici, vabbè. Aspetta un po', ah ok, sono tutti lì. I nemici normalmente ce n'è anche di più rimbambiti degli zombie ogni tanto. Trovato niente? Mi senti? C'è nessuno? Questi maledetti, oh. Io non ce l'ho un posto per me. No, il problema. Perché mi vedevano? Qualcuno vedeva qualcosa. Dove sei, piccola stronza? Guarda, maledetti. Quelli fanno. Secondo, deve esserci stato un calo di linea. No, ma funziona tutto. Intanto devo guardare anche l'altro schermo. Solo che mi concentro su sto gioco anche perché mi piace. E mi dimentico di fare le cose bene. Sto anche trasmettendo. Testina. No, non lo prendo da qua. Controlliamo laggiù. Tu, guarda qui intorno. Merda. Che spreco. E uno è andato. Pezzo di merda. Brava, così si fa. Ti voglio volgare.
cavolo è che mi guarda? C'è qualcuno che riesce. Sì, vabbè. Porca riesce. Troia! Sparpagliatevi! Voilà, sparpagliati. Di merda. C'è qualcuno sopra? No. Allora, non volevo fare la strage, ma ci stiamo riuscendo. Ragazzi, scusate un secondo perché non riesco a capire se funziona veramente tutto qua. Un attimo, provo a ricaricare un attimo la pagina. Mi ci va solo un secondo, eh. Sì, sembra funzionare tutto. Sì, in pausa ci sono sempre, ragazzi, non scappate che... Voglio solo essere certo, fatemi solo controllare anche la linea, un attimo. Niente, ok. No, va bene, va bene, va bene. Ok, ragazzi. Scusate, ma è solo che continuavo, mi dava una strana sensazione, solo che non riuscivo a vedere sempre l'occhio vigile sullo schermo, sul secondo schermo. Allora. Quanti cavolo siete? Adesso basta, eh? Allora, ho ancora una freccia. E lì ha meno superpotere di orecchio, bisogna ammetterlo. Ce n'è ancora qualcuno in giro, solo che non so dove... Cavolo è finito, iniziamo ad andare qua. Che magari, eccolo lì, riusciamo a recuperare almeno... Cos'è? Ah, ma c'ho... Gesù! Addio. E vai! A posto dovremmo essere adesso. Meno che non hanno mandato veramente un intero esercito per me, va. Potrebbe essere probabile, no? Ok, siamo tornati a 4 frecce. La cosa mi piace. C'è nient'altro? No, bottiglie, sì, abbiamo tutto. Fammi vedere cosa posso costruire. Niente. Questo qua farebbe veramente comodo ed è la prossima cosa che facciamo. Anche le bombe, devo ricordarmelo. Allora, prima ripuliamo tutta la zona esterna. Sembra regolare. Qua sotto. Un altro? No. Ma guarda che bel posto però, eh? Se non fosse che ci sono questi criminali, per venirci a vivere. Ok. Come si esce di qui? Guarda che c'è un piccolo passaggio. Mi dire che mi è uscita da dietro, sta cosa non mi piace per niente quando succede. Questa è bloccata. Ah, ma si può passare anche di lì però, eh. Andiamo a prendere questo. Stare. Non voglio restare intrappolata qui. Bene. Ok. Ah, e non posso ancora farlo però, eh. Ci manca poco. Però va bene. Non c'è niente qua dentro. Abbiamo qualche colpo in più.
uscita. Ok. Continuiamo con la nostra esplorazione prima. Niente. No, noi arriviamo da lì. Bene. Benissimo. Ok. Adesso mi sento un po' meglio. L'idea di... Ah, aspetta un attimo, cosa era? Ah no, lo spazio c'è adesso. Abbiamo l'arco a portata. Niente, boh, dovremmo aver preso tutto. Tranne più fatta. Ok, vediamo anche questo subito. Altro? Non c'è nient'altro, eh? Non ho ancora acceso per sbaglio la luce, oggi. Non c'è nessuno? Lei è dall'altro lato della porta. Pagherai per questo, tontetta. Dove sei? Perché non riesco a prenderlo da qua? Un vero peccato. Dov'è? Sto maledetto. Ah, non posso salire sopra. Ok. Dove sei finito? A parte la strage lì fuori che ho lasciato. Avrei dovuto far sparire i corpi. Dovevo nutrirmi di tutti quei corpi. Così. Non ho mica capito dove cavolo. L'ho visto correre, ma l'ho perso completamente. Sa che sta facendo il giro. Guardami le spalle. No, che cazzata che fa. Altro che guardami le spalle. Bastardo. Cazzata. Che scemo. È andato a mettersi.
lo vedi. Aspettila. Guarda come corre, strano. Sei finito. Sai che ti dico? Vuoi fare il furbo? Io te la metto lì. Che cavolo, non volevo, continuavo a fare delle cose stranissime, questo non mi aveva convinto, oltre a farmi sprecare frecce. Ok, cotto, appunti, no no, la freccia si è rotta, mannaggia. Tanto non c'è niente, allora si avanza, dai. C'è qualcun altro? Ecco l'uscita. Meno male. Devo recuperare tutto, però no, non c'è niente. C'è materiale. Bene. E vai con la vita. Vediamo se possiamo fare qualcosa. No. Nient'altro. Va bene, ragazzi. Proviamo. L'hanno bloccata, malefici. Eccolo. Rilassati! Ti sto salvando la vita! Ecco. Ecco fatto. Ci sta salvando. Risvegli di merda proprio. Ho fatto una strage. Eccolo come stanno le vite lui. Come ti senti? Uno splendore. Tieni. Dovresti mangiare. So che hai fame. Sei rimasta qui un bel po'. Che cos'è? È cervo. Con contorno di carne umana. No. No, te lo giuro, è solo cervo. Fidarsi però. Di animale? Un giudizio un po' affrettato. Visto che voi avete ucciso... quante persone? Non ci hanno dato scelta. E pensi che noi l'abbiamo?
vero? Uccidi per sopravvivere. E anche noi. Dobbiamo preoccuparci dei nostri, con ogni mezzo necessario. E quindi ora? Mi taglierai in tanti piccoli pezzettini? Preferirei di no. Dimmi il tuo nome. Sono uno stronzo patetico. Al contrario. Sono stato piuttosto onesto con te. Ora penso sia il tuo turno. È l'unico modo per convincere gli altri. Convincerli di cosa? Che puoi cambiare idea. Hai cuore. Sei leale. E sei speciale. Stupida mocciosa! Così mi rendi sempre più difficile tenerti in vita. Cosa dovrei dire agli altri adesso? Ellie. Cosa? Di loro che... Ellie è la ragazzina che... ti ha rotto un dito, stronzo! Come avevi detto? Eh? Piccoli pezzettini. Ci vediamo domani, Ellie. Voilà. È uno zombie, è diventato Joel. Ellie. Partiamo male, molto male. Ellie! Ok. Vai, ancora. Bellissimo. Ok, vita, siamo messi maluccio, eh. Fammi solo dare un giro, un'occhiata, fammi guardare cosa possiamo costruire. Ah, ok. Queste non le uso praticamente mai, devo usarle, dai. Allora, trovare un momento che vada bene a usarle. C'è nient'altro? No. Siamo messi un po' maluccio, eh. Dove diavolo sei? Allora, intanto fatemi controllare le munizioni, come siamo messi. Va bene così per adesso. Poi. Dovrei fare così. Dai, facciamolo, tanto siamo messi male. Ok, quindi bastava quello. Pistola. C'è nient'altro in giro. Qualche rivista. E poi andiamo a recuperare Ellie prima che se la mangiano. Ok, no, al massimo. Facciamo uno di questi. È buon però, peccato. Abbiamo qualcos'altro, non c'è? Cos'è? Ah, acqua ghiacciata, fa caldo qua dentro, eh? Fa veramente caldo. Niente. Possiamo anche uscire di qua.
questo punto e andare. Però ragazzi, aspettatemi un secondo che ho bisogno di qualche minuto. Torno subito. Ok ragazzi, andiamo a riprendere subito. Un attimo, anche per me è mattina quando registro questo, quindi ho dei momenti devo assentarmi momentaneamente ogni tanto. Allora, aspettate un attimo. Ok, abbiamo recuperato tutto. Non possiamo costruire nient'altro, soprattutto queste, che è un vero dispiacere, ma adesso esploreremo tutto. Intanto andiamo a cercare Ellie. Ok, si esce. Allora, che armi abbiamo in mano questa? Vabbè, facciamoci un bel giretto. Allora, lì è dove eravamo. Questo è il garage. Non c'è niente. Vediamo se lo apriamo. Vabbè, ci facciamo un riparo. Non ci sarà più nessuno, Ellie ha ucciso tutti. Ho fatto il metodo, scusate un attimo.
Ok, ragazzi, quello è il GFG segnale, non posso non rispondere. Dico sempre, è l'unico numero che lascio attivo quando faccio sto coso, solo che alcune volte se ne approfittano, anche se io dico di non chiamare, però va bene lo stesso, dai, è così, è la vita. È fatta di calci nel culo. Allora, no, eravamo rimasti con l'esplorazione, stavamo dicendo appunto che Ellie aveva fatto strage, quindi non si può. Ellie! Dov'è andata? Andiamo a andare prima di qua. Poi piano piano ci possiamo poi allontanare. Qui è chiuso, no? Ok, questa zona è stata esplorata. Allora passiamo alle case. Non mi ricordo se si può esplorare qualcosa, sinceramente, però io per essere sicuro lo farò, ci provo. Ah, lì vede la striscia di sangue. Dei nemici, tra l'altro, a questa altezza. Solo loro possono essersi feriti. Ma non c'è niente. Nient'altro, nient'altro, nient'altro. Va bene, salta giù, dai, Joel, che si apre la ferita. No, questa è cacca. Non è sangue. Allora. Stronzi. Ma davvero? Guardalo. Dov'è? Adesso vi rompo i tre. Che brutta cosa che ho fatto, bruttissimo, eh? Sono partito malissimo. Allora, riprendiamo il controllo del nostro caro amico Joel. Cerchiamo di... Opla, è uno andato. E due. Dove sei? Maledetti. Ho il superpotere, no? Ah, è vero, a proposito di pasticche, quante ne abbiamo? Zero. Ah, l'avevo fatta, l'ha aumentata la salute, è vero. Un attimo di panico. Pronti tutti? Sì. Allora, intanto questo punto mettiamo questa. Però per ora teniamo questa che è un po' più efficace. Anche se le armi sono un po' a casaccio, a dire la verità qua, eh. Questa c'è la canna corta e tira più lungo. Un calibro forse più grosso, ok, però poi non è detto, siete, maledetti? Sordi, tra l'altro, eh. Abbiamo sparato fino adesso. C'ero il mattone, ok, stavo guardando quello. Vediamo se riusciamo a fargli la sorpresa. Cazzo è stato? Dai, andate tutti lì vicino al mattone.
corri, Forrest. Porca merda! No, sbaglio subito. È uno. L'altro? È un bel problema, eh. Allora, è vero, non posso creare niente, no, però mi serve adesso materiale. È un bel problema. Allora, avviciniamoci. Mega udito, no? Mega udito che poi si abbassa la vista però, si sforza. Munizioni? Niente? Vabbè, questo sì però. Ok, dentro non c'è nessuno, riguardi logica. Io spero solo che l'hanno fatto bene, perché nel prossimo sicuramente. Perché qua ogni tanto dà fastidio, perché tu sei lì, dentro, non senti nessuno, o sono tutti paralizzati all'interno della casa, poi entri e arrivano. Ci sono. Alla fine serve e non serve sto coso. Ah, va bene. Bene, vero, ancora. Benissimo. Cavolo però. No, no, serve anche questa. Una la voglio. Abbiamo la pistola portata di mano. Ok, non c'è nient'altro. Tranne, vabbè, l'immondizia qua. Allora, straccetti non ci mancano mai. Le vendono i straccetti. Adesso è l'alcol però che ci manca. Fammi solo guardare. Che non mi fai entrare di qua? No, eh. Forse da qui? No. E allora si va. Ah, è vero, un attimo. Questo è già pronto? Mancano materiali, però vabbè, andiamo. Anche se probabilmente è meglio fare le bombe. Maledetti. Allora, preso, c'è sempre qualcuno appuntato così. Finiscilo! Tienilo fermo! Finito. Figlio di traia! Vieni con me. Oh. I tocchini adesso andiamo a fare. Vieni a fare un gioco. Cosa? Ma che cosa? Tu aspetta qui. Ora. La ragazza. Dimmi, è viva? Che ragazza? Non so di nessuna ragazza. Cazzo! Ehi, guardami, guardami! Te lo stacco questo cazzo di ginocchio. La ragazza. È viva! È il nuovo giocattolo di David. No, non dove? Dire così. Il nuovo giocattolo. In città! In città! Ora me lo indichi sulla mappa. E sarà meglio che sia lo stesso posto che dice il tuo amico. Segnalo. Lì, cazzo. Puoi controllare. Chiedilo a lui. Chiediglielo. Te lo dirà. Non sto mentendo. Non sto. Vaffanculo, cazzo, ti ha detto quello che volevi! Non so niente di più! Ok, va bene. Gli credo. No, aspetta! Segna, segna! Forza! Lasciami! Dai! Basta!
Smettila. Ti avevo avvertita. Sono infetta. Sono infetta. Davvero? E ora anche tu. Guarda lì. Tirami sulla manica. Guarda lì. Starò al tuo gioco. Com'è che hai detto? Tutto accade per un motivo, vero? Che cazzo è quello? Ormai si sarebbe trasformata, non è vero? A me sembra più che vero, cazzo. Brava. Ben allontanato. Questa gente. Ho bisogno di un'arma. Ok, ce la posso fare. Speriamo. Oh, bene. Devo andare, però. Ok. Cosa? La ragazza è infetta ed è uscita. È una brutta notizia, Dad. Bene. Voglio che raduniate tutti quelli che non sono armati e che li facciate uscire di qui. Oh mio Dio. Troveremo quella ragazza. Forse ragazza rifiuta. Se la uccide. Oh, cazzo. Siete. Ok, sono tutti in giro. Trovare una cavolo di arma. Sono tutti qua dentro. Andiamo, ce ne va. Merda. Bello che parlo piano, ogni tanto fa morire così, però è perché mi coinvolgono tantissimo questi giochi. Andando a casaccio, ragazzi, non mi ricordo più niente io. Non è che ho proprio veramente un piano. Riusciamo a coltellarlo, sarebbe una bella cosa. No, volevo prenderlo da dietro ma si è girato. Vaffanculo. Dai, spara. E sono morto. Effettivamente. Ma perché si è girato? Mi aspettavo che andava dietro sto cavolo di posto lì, della scala. Non so che cosa stava guardando. Sì.
se posso entrare. Dai una coltellata. Figlia di puttana! Sì, però. C'era l'altro anche. Bel problema. Ok, si è tolto. Per fortuna c'è la neve e il vento che ci coprono un po'. Devo trovare solo dove cavolo andare. Ok, abbiamo di nuovo l'arma. Abbiamo due di queste, però per adesso non usiamo ancora. Teniamo il coltello. Cerchiamo di sentire qualcosa. Dove? Controllo questa zona. Controllate di là. Che palle. Torniamo indietro. Brutta posizione, questo lo troverò sempre. Cazzo. Non crede ai suoi occhi. Vediamo solo che viene qua. Le spalle, chiaramente. Merda, è troppo piccola. Cazzo. Troppo difficile combattere con lei. Giovane. E c'è sempre questi qua, girano sempre in coppia, mannaggia. Allora, intanto il lupo mannaggia. Che palle però. Ma che non lo vedo, Sto fermo lì. Fanculo. Dai. Benissimo. Ok, munizioni. Bene, bene. Allora, si possono fare veramente delle belle cose, un po' legnoso ogni tanto dalle meccaniche, no? Sono belli gli scontri quando si riesce a farli funzionare, chiaramente. Ok. Qui non c'è nessun altro. Dove cavolo devo andare? A parte che c'è...
sono accorto che effettivamente è un po' labirintico, eh? Però magari qua. Rilassati, non morderà nessuno. Voglio dire, rischiamo di trovarci in un vero casino. Siamo già nel casino e dobbiamo risolverlo. Restate concentrati, troviamola. Vedo all'ultimo, perché anche loro sono la massima luce, ma anche io faccio una fatica a vedere. Dove sono? Niente. Tu hai visto qualcosa? Niente. Continuiamo a cercare. Io cerco per di qua. Controlla laggiù. Spostare. Troppo aperto questo spazio. Andiamo qua dentro. Il caldo farà. Ok, qui almeno fa caldo. Vediamo. Allora, forse sì, ho capito dove sono finito, perché mi ricordo qualcosa, uno scontro un po' particolare alla fine, però bene, prendiamo prima tutto. Cassetti non ci sono, li hanno tolti direttamente. Niente cassetti, ecco. Ok, vabbè, tre. Ah già, non lo c'è vetro. E basta questi vetri. Allora, scusate un attimo che mi sono incastrato anche mentre guardavo l'altro schermo. Sempre così. Al massimo, ok. Vetro. Guarda che palle questi vetri, piatti, cosa sono? Sì, sì, mi ricordo adesso cosa succede qua, però non dico niente per chi non l'avesse mai visto. Ok, adesso non c'è nessuno. Munizioni? Troppo bello, vero, avere le munizioni? Niente, andiamo alla porta allora. Dovrebbe avviarsi la cosa. Speriamo solo di riuscire alla prima volta. Ecco. Come hai fatto? Non importa! Non puoi scappare! Avevo solo tre colpi, però. So che non sei infetta. Nessuna persona infetta si danna così per rimanere in vita. Brava ragazza! Sai dove sono?
riesco a fargli male. Sei stata in gamba, piccola. Andrà tutto bene. Vai. Sai, continui a sorprendermi. Dai, perché hai la pistola? Ti arrendi ora? Giuro che ti ucciderò alla svelta. Non mi so. Ma non si può. Sì, fottiti. Ok, allora. Non dire che non ti ho dato una possibilità. Mi piace che tu pensi di essere migliore di tutto questo. Migliore di noi. Ma non lo sei. Vive! Scappa, coniglietto, scappa. Eccoti, Ellie. Beh, adesso lui va pure basso. Eccolo lì. Tenerlo sott'occhio, è l'unica fortuna. Di tanto in tanto fa qualche rumore. Su, eccolo lì. Che ne dici? Eccolo là, teniamolo d'occhio. Si sposta di qua. Guardalo. Di nuovo, cerchiamo di capire se ha una routine. Devo tenerla così. Ok, forse sì. Qua riusciamo magari a dargli una coltellata. Bene.
tanto però, eh. Oh, è morto. Alleluia. Meno male, dai. Abbiamo capito come si muoveva. Questi stanno facendo macello con le campane, molto bene. Noi ci guardiamo un attimo attorno, non c'è niente. Proseguiamo di qua, però io vado qua dentro. Ah, c'è troppo rumore fuori. Bene. E qui chiaramente il tutto. Non vedo niente. Continua. Hey. C'è qualcun altro? Bravi, così vi voglio, tutti belli zombie. Bene, se riusciamo a non far scatenare subito il putiferio. Allora, qua non riesco a fabbricare ancora niente. Vero peccato. C'è qualcuno ancora là sopra, adesso andiamo a sistemare anche lui. Chi è che mi vedeva? Ah, eccolo là. Eccolo lì! Dove siete finiti? Dai però, che palle! Quando a quella distanza lì non riesco a centrarli, mi manda fuori di testa, dai. Il nostro dovrebbe essere... meglio. Ah, ero riuscito a fare così tutto. Ma che spreco, ho sprecato una cavolo di bomba incendiaria, non ho abbastanza munizioni per il resto, mamma mia. Vediamo se riusciamo a gestirla così prima di... Bene. Sprecato. Va bene, si va di pistola. Anzi no, questa è una buona posizione, però potremmo provare a salire su, no? Non si passa di qua, vero? Da qui? Sono tantissimi. Non si sale, insomma. Non si sale. Volevo provare a recuperare la freccia, ma niente. Vabbè, persa. Allora, dobbiamo trovare Ellie e uccidere tutto quello che ci si para davanti. No, quella è una cosa tutta mia. Aspetta, eh. Quanti sono?
Ci siamo. Per questo. Un po' questo fucile qua. Sì. Vediamo se riusciamo a recuperare la tua freccia. Benissimo. Allora. Ma che devo anche il lanciafiamme? Potrei usarlo, eh? Bene. Sì, gli faccio pure il piacere che mi scaldo. Direzioni niente, eh? Non è brutto? Allora, è rimasto con gli occhi spalancati, non se l'aspettava. Qui abbiamo niente, munizioni, loro andavano in giro a darmi la caccia a mani nude, maledetti. Allora, un attimo, dove sono gli altri? E lì era, in un locale che bruciava, quindi dovrebbe essere facile da trovare, no? Laggiù non c'è niente? No, niente. Via, proseguiamo. Scaldiamoci un attimo. Sta decisamente meglio. Al riparo. Lo zainetto. Ma che carino, ci ha messo le spillette. Il pupazzetto. Dice di non capire quelli del nostro tempo perché sono, sai, quelli del tempo passato, anzi, che avevano preoccupazioni frivole, però lei alla fine si comporta molto, questo molto simile. Perché c'è lo zaino di Ellie? Aspetta. No, non volevo. Sbaglio tasti, a casaccio. Libro della carne. Ok, lasciamo perdere. Mi è venuto un brivido dallo schifo addirittura. Ah, si può passare, ok. Cristo. Capito la carne? Devo trovarla. Devo trovarla. No, non fatemi incazzare, Joel. Ma poi siete maledetti a fare queste cose, che non importa sopravvivere, quello non è sopravvivere. Accenna al tuo prossimo. Ok, non c'è nient'altro. Allora, carichi, siamo carichi. Ok, abbiamo la pistola, andiamo. Eccolo là. Oh. È lì. Se tutto va bene, è là. Ah, oh, dai, è ancora vivo. Il morso, 3 coltellate. Interessante. Dai, non è che ce la fai. Oh, sta piccola. Brutto momento. Ci metti passione. Arrendersi va bene. Non vergognarti.
Striscia la forza. Vai. Perché non posso fare niente? Devo provare a premere. Che dici? Questo è un no. Non è il tuo stile, eh? Puoi provare a supplicarmi. Fanculo. Pensi di conoscermi, eh? Ascoltami bene. Tu non hai idea di cosa sono capace. Vattene. Così. Ali! Basta, basta! Non toccarmi! Sono io. Guardami. Sono io. Cercatemi. Oh, è tutto ok, tutto ok. Poverina, povera anche la mia rana in gola. Ok, noi abbiamo scarminato questo villaggio. Andiamoci. Di pazzi, tra l'altro, sono mi retavano. Ah, però l'avrei tenuto per ricordo quello, dai. Come promemoria al prossimo. Bella, ragazzi, gran bella storia comunque. Va bene, si prosegue. Oh, passa il tempo. Ci siamo cambiati d'abito finalmente. Ellie! Mi hai sentito? No, che? Guarda, ospedale. È la nostra uscita. Andiamo su. Benissimo, ragazzi. Io direi di andare avanti a sto punto. Siamo praticamente quasi alla fine. Sentito che brezza. In giornate come questa vorrei solo starmene seduto in veranda a suonare la chitarra. Quando questa storia sarà finita, ti insegnerò a suonarla. Già, penso proprio ti piacerebbe. Che dici, eh? Ellie, ehi. Eh? Oh, certo, è un'ottima idea. Ok, un attimo, ragazzi, mi serve un secondo di pausa e torno subito. Eccomi di nuovo, ragazzi. Allora, adesso proseguiamo. Allora, prima ho detto probabilmente siamo verso la fine. Sì, siamo verso la fine, ok? Però io sbaglio continuamente perché mi mancano dei pezzi proprio in memoria, praticamente, diciamola così. Ma non
Non mi ricordo bene, so che ci sono ancora delle parti prima proprio del finale, però non sono certo di quanto sono lunghe o quanto ci va a farle. E quindi niente, adesso proseguiamo e vediamo subito dove siamo rimasti, però la mia intenzione sarebbe portarlo alla fine, perché non è una cattiva idea. Quindi proseguiamo, vediamo un po' anche intorno, voglio cose io. Alice, sei cambiata, eh? Meno male. Questo? Non si muove. Corvi. Allora, ok, guardiamoci un attimo intorno prima di fare qualsiasi cosa. La macchina della polizia. No, non c'è, si apre. Qui? Ah, è un po' magro. Vedere un po'. Hai visto? Solo con la mia presenza riesco a fare muovere. Guarda che roba. Oddio. Brutta cosa, eh? Diciamo che non va per il sottile sto gioco. Ok. Vediamola. Poverini. Allora, questo no, non mi interessa. Ah, però i materiali sì. Bene. Ok. Andiamocene via. Allora, vediamo cosa possiamo produrre. Allora, questo, quello. Una di queste. Al volo, poi. Quante ne ho? Una di queste e speriamo di trovare qualcos'altro perché non mi piace così. Allora, intanto vabbè, i colpi come siamo messi? Qua abbiamo quello. Beh, vediamo. Per adesso. L'altra notte ho sognato di volare. Ah sì? Già. Dai, racconta. Ero su un grosso aereo pieno di persone. E tutti urlavano perché stava precipitando. E così sono andata verso la cabina di pilotaggio e ho aperto la porta e il pilota non c'era. Ho provato a usare i comandi, ma ovviamente non avevo idea di come far volare un aereo. E subito prima dello schianto mi sono svegliata. Non Allegro, sono mai stata eh? Su un aereo. Non è strano? Beh, sai, i sogni sono sempre strani. Soprattutto allegri i suoi, devo ammetterlo. Ah, qua. Ci sale. Sale anche qua. Bene. Allora, pensavo di non poter interagire così con questi mezzi, però va bene. Andiamo un attimo qua sopra. Sì, qua sopra, qua intorno, non c'è nient'altro? No. Caraelli. Allora, dobbiamo uscire di lì, almeno così sembrerebbe. Io voglio ispezionare bene tutto, anche se probabilmente è solo una perdita di tempo. Vero? Però magari ci fa salta fuori qualche pasticchetta, qualche piantina. Simil pasticca, no. 5, ok, vabbè, niente. E boh, dai. Si prosegue, ragazzi. Lei ci ha seguito o si è per... No. Ha detto tanto di là, non bisogna andare. Io lo so già. Va bene, proseguiamo di qua allora. Lei sapeva già la strada giusta. Che dici? Altri sogni brutti? Curioso sto posto, eh? No, non si vede niente. Vediamo se troviamo qualcosa. Niente. Sono le batterie, saranno sempre le stesse. Intanto si muovono un po'. Credo che siano proprio movimenti così, giusti. Cioè,
quando deve correre corre, però quando non è in fase così trotto ogni tanto tende a fermarsi, come se volesse. Guarda qui, un'altra città, un'altra zona di quarantena abbandonata. Non promette niente di buono, dire la verità. Okay. Facciamo oltre. Dici niente? Sei particolarmente silenziosa. Niente, andiamo. Deve essere questa la nostra destinazione, di sicuro. Cioè, la strada più che destinazione. È l'ospedale di cui ci aveva parlato la luce. Forza, piccola. Ci sei? Non hai nessun commento a proposito? No? Andiamo. Ok, andiamo a vedere prima il carro. Rotto e bruciato. Niente. No. Tu vai subito lì? Ok. Allora, quella è la strada giusta, però. Vedi? Mi servono le cose a me. Devo fare cose prima di entrare da qualsiasi altra parte. Quella è chiusa, lasciamo stare. Niente. A tavoli da lavoro, è vero, non li ho più trovati. Forse di qui tagliamo, no? Non controllare che non ci sia nessuno, però. Aspetta. Aspetta, però c'è un passaggio sopra, un passaggio... Fammi vedere, mi sa che è meglio andare sotto prima. Va bene, no, vedi, è più lunga, io questa zona qui completamente era rimossa dalla memoria. Bene. Cos'è? Ah, vabbè, gente che ha vissuto brutti momenti. Allora, non potevamo saperlo. Allora, andremo a... indagare meglio poi su nel pro... vediamo. È tutto ok? Sì, sto bene. È solo che oggi sei più silenziosa del solito. Vedi? Oh, scusa. No, non è... è tutto a posto. Non ti preoccupare. Allora... qui abbiamo qualcosa. Che sono? Pasticche. Altre robe. Vedi, ogni tanto cioè, gli oggetti forse mi fanno muovere un po' così. Direi di fare uno di questi prima di fare altro. Anche se... vedi? Niente. Dove ce la passano tranquillamente. Qui è bello abbandonato da un bel po', cioè gli scheletri sono ridotti così. Pensate il macello che deve essere successo, perché se l'avranno abbandonato di fretta e furia, perché ci sono i corpi in giro. Allora, abbiamo visto tutto? Mia Carelli, andiamo. Forza. Proviamo di qua. No. Allora di qua. Potremmo usare quella scala. Che dici?
Ci siamo. Ci dai una mano? Cara Ellie. Ellie. No, Ellie. Cosa? La scala, dai. Giusto. È preoccupata per qualcosa. Che dici, me la passi giù? Meno male che c'è sempre la scala al posto giusto. Oh mio Dio. Ehi! Che succede? Ellie! Ellie! Per prendere paura. Bella, anche queste situazioni qua, la prima volta da panico proprio. Questo devi vederlo. Cos'è? Abbiamo visto tutto qua noi, mentre che... c'è nient'altro. Vai, corri! Diavolo! Mi stai prendendo in giro! Ok. Sì, in questo momento me lo ricordo, però non lo associavo a questo posto. Accidenti. Meno male, vedi, è un ripasso alla fine. Possiamo provare a sparare. Vieni. No, perché c'è la scenetta, quindi non vieni, dai. Forza. Ehi, ciao. Ma che forza. Ok, da che parte? Dai, forza, andiamo. Ehi, frena, ragazzina. Beh, perlomeno è tornata tranquilla. No, voglio vedere tutto io, lo sai. Senti che bello, comunque la musica anche se associa sempre bene. Bello, dai, non vedo l'ora di giocare il prossimo. Bene, perché comunque devo regolarmi con le aspettative. Devo lasciarmi sorprendere e non aspettare niente. Meglio così. Andiamo. Tanto che conosco già il mondo adesso. È passato solo anni. Visto? Allora? Interessante come ti aspettavi. Ha i suoi alti e bassi, ma il panorama non è male. Sapete che vi dico? Perché 30 diventa veramente troppo lunga la puntata, la chiudiamo qua, su questo bellissimo momento.
e andiamo a fare il finale allora nella prossima, almeno credo, perché continuo a dimenticarmi i pezzi, faccio sempre più corto di quello che dovrebbe essere. Però niente, vi ringrazio di essere rimasti con me e alla prossima.